Allora, ciao a tutte e a tutti. Innanzitutto scusate la lunga sparizione, ci sono sempre qua, ma sono stata molto impegnata, quindi non c'è stato modo di fare video, soprattutto video decenti, video a cui tengo molto, tipo il mio Askudelka, che riprenderà più presto. Non so se riesco a farlo dopo questo video, non credo, perché devo ripulire questa fogna che è a casa mia. Però ho approfittato di questo momento di libertà per andare un attimo a fare un po' di spesa da Lidl. In realtà non sono andata proprio per fare la spesa, ma dovevo prendere delle cose specifiche che adesso vi faccio vedere. E ho pensato che poteva essere un'ottima occasione, intanto che prima di mettere via tutte le cose che ho qua, la busta della spesa fresca fresca, per parlarvi di alcuni prodotti molto interessanti che si possono comprare da Lidl. E pensavo appunto di fare una serie di video sui vari negozi tipo Esselunga, Coop, Conad, eccetera eccetera, su tutte le cose migliori dal punto di vista salutistico, ovviamente dietetico, salutistico, che si possono trovare in questi negozi. Lidl è un prodotto meraviglioso, un negozio meraviglioso per chi cerca dei prodotti salutari e di un certo livello, paradossalmente. Perché uno pensa Lidl, discount, prodotti di scarsa qualità, eccetera, eccetera. No, Lidl è veramente una miniera di prodotti straordinari che compro in continuazione, con cui mi trovo benissimo e che consiglio spassionatamente. In questo momento specifico, oggi, sono andata a Lidl perché, sapete, la Lidl non vende solo prodotti alimentari, ma anche tutta una serie di oggettistica, vestiti, cose per il fitness, eccetera, eccetera. Appunto, in questi giorni, in questa settimana, non so fino a quando, sta vendendo tutta una linea, scusate, faccio lasciare la pezzata, sì, scusate, di prodotti dedicati al fitness, quindi vestiti, scarpe, accessori vari. Sono anche i pesi, ho visto, c'erano dei pesetti da un chilo, però ce li avevo già sempre comprati da Lidl, quindi non li ho presi. Una cosa che ho preso però, che ho trovato con molto molto piacere, è la palla da ginnastica, questa che si gonfia e su cui ci si possono fare tanti tanti esercizi. Ce l'avevo già, l'avevo comprata da Decathlon e la usavo. Ci si possono fare veramente tantissimi esercizi, è molto utile. Se guardate su YouTube ci sono tantissimi esercizi che si possono fare con questa palla, veramente vi potete mettere in mille modi, serve per fare gli addominali, ci potete fare le flessioni, ci potete fare degli esercizi per le gambe, è utilissima. Io a brevissimo comincerò a fare l'allenamento, la Bikini Body Guide, si chiama Bikini Body Challenge, non mi ricordo esattamente, di Kayla Itzines, è abbastanza famosa, e lei per i suoi esercizi usa delle panche, delle cose particolari, e ho pensato che io ho già una panca, lei ne usa due per alcuni esercizi, quindi con la palla sostituisco una panca per questi esercizi. Comunque, se avete familiarità con questa guida fitness mi state capendo, altrimenti non mi capirete mai, quindi è inutile parlarvene. Comunque mi serviva sta palla, come vi ho detto io ce l'avevo già di Decathlon, però siccome io sono molto intelligente e l'ho lasciata per non so quanti anni fuori in giardino alla mercé di gatti randagi, cani, il mio gatto intemperie, alla fine si è rotta, chiaramente, anzi è durata pure troppo per quello, per come l'ho trattata, e quindi eccola qua, e costa soltanto 7,99 euro se non mi sbaglio. Io me l'ho tenuta lo scontrino, cioè ho preso solo scontrino pensando di fare cosa utile, però l'ho lasciato qua sul divano. Brava Erika, costa esattamente 7,99 euro. In più c'erano queste bellissime magliettine per il fitness che costavano 4,99 euro, quindi siccome le magliette per il fitness, canottiere e cose varie non ce ne sono mai abbastanza, l'ho comprata. Io volevo anche questi leggings optical, ci sono anche questi, però non c'erano più, cioè nel senso che li avevano finiti.
Quindi inizialmente ho pensato che sarei potuta andare in un'altra Lidl, visto che a Parma ce ne sono tipo tre, una Fidenza, una... Però ero troppo stanca e non so quanto ve ne possa fregare questa cosa, perché ve la sto dicendo. Quindi sono tornata a casa. Allora, con la mia intelligenza mi sono accorta che mentre vi facevo vedere la maglietta non l'ho tirata fuori dalla busta, quindi ha poco senso secondo me farla vedere così. Quindi ho pensato bene di indossarla e la maglietta è fatta così, è una classica canottiera. L'attività fisica dietro è incrociata, quindi secondo me è molto... molto carina per 4,99 euro. Il tessuto è elasticizzato, mi sembra piuttosto traspirante, comodo, assolutamente. Niente, ripeto, qui ha tutta questa, questo dettaglio optical, come lo chiamano loro, e qui è nera semplicemente. C'era anche in versione fucsia, tonalità unica. Ciao! E ultima cosa che ho preso per il fitness, che è una, posso dirlo, cazzo figata. Al prezzo di 17,99 euro c'erano queste scarpine carinissime. Ora, disclaimer immenso, per i fitness ad alti livelli, corsa, allenamenti, robe varie, è importante avere una buona scarpa. Quindi possibilmente una scarpa, sì, firmata, perché comunque grandi marche per questo tipo di abbigliamento spesso e volentieri, quasi sempre, corrispondono anche ad alta qualità. Però ho pensato che per camminare, per andare a fare una passeggiatina o comunque per un allenamento abbastanza soft, come possono essere degli allenamenti da 15 minuti, 20 minuti, in cui sì, vabbè, la scarpa è importante, ma non così tanto come quando si va a correre oppure a camminare per tantissimi chilometri, che brutta tascella pezzata che ho, scusate, potessero andare bene anche queste. Mi piaceva tantissimo il colore, l'abbinamento tra questo, avete capito, no? Questo colore che mi piace così tanto da indossarlo praticamente sempre, e il viola mi piace tantissimo. Mi sembrano veramente fatte bene, a dire la verità. Cioè, ok che l'ho presa a discanto, ok tutto, che il prezzo è basso, però proprio a vederle mi sembrano proprio delle ottime scarpe. E sì, considerando che poi io ho delle scarpe della Nike che però mi erano scomodissime, insomma, le proverò. Passiamo agli alimentari. La Lidl ha un ottimo reparto frutta e verdura per quanto mi riguarda. Le Lidl sono piuttosto standardizzate, nel senso che tutte le Lidl hanno lo stesso reparto frutta e verdura, hanno le stesse cose, gli stessi marchi, però insomma ci sono sempre delle piccole differenze tra un negozio e l'altro. Una cosa che compro sempre sempre al Lidl, perché la trovo solo lì, no, la trovo anche da altre parti, ma solo lì, la Lidl ha questa qualità e questo prezzo, è il mango. Questo ovviamente non è ancora maturo, bisogna sempre lasciarlo maturare un po', però il mango è una cosa che prendo sempre da Lidl, e un pezzo di mango, questo è anche un pezzo piuttosto grosso, grande quasi quanto la mia faccia, costa 1,39 euro, non lo trovate a questo prezzo da nessun'altra parte, ve l'assicuro. Anzi, ditemelo voi, se l'avete trovato o meno fatemelo sapere, perché voglio sapere dove, io non l'ho mai trovato. E un'altra cosa un po' particolare che prendo sempre da Lidl è l'avocado. Mango e avocado sono quelle cose veramente particolari che non si trovano in altri negozi, e soprattutto la Lidl li vende anche a un prezzo molto molto buono. Ne ho presi due, e un buon avocado deve avere questo picciolo verde, quindi se lo comprate con il coso, cioè voi lo trovate così, se volete vedere se è maturo, se volete vedere se è fresco più che maturo, perché la maturità la sentite la consistenza dell'avocado. Questi ovviamente non sono maturi, gli avocado in negozio non li troverete mai maturi, li dovete far maturare voi lasciandoli fuori dal frigo. Io faccio così, poi quando sono
maturati, o li uso subito o li metto in frigo e blocco la maturazione. Se voi li comprate e li mettete in frigo, rimarranno così e non ci potete fare niente. Comunque, staccate il picciolo e guardate che sia verde e non marrone. Se è così, comprate, se no lasciateli dov'è. E gli avocado costano 99 centesimi al pezzo, che ottimo. Poi sono stata molto molto felice di scoprire che alla Lidl vendono le uova fresche biologiche, perché sono andata alla Lidl sapendo che io devo comprare le uova e dicevo, ma porca paletta, mi tocca andare in un altro supermercato per prendere le uova biologiche, perché io le compro solo biologiche, insomma, è una cosa a cui tengo particolarmente, sia dal punto di vista organolettico sia dal punto di vista etico. È meglio comprare uova biologiche di galline che abbiano razzolato in giro, che non siano state in una gabbia per tutta la loro vita. Quindi questo certificato controllato eccetera eccetera, sono uova biologiche categoria A, quindi nulla da dire. Il prezzo delle uova biologiche è 99 centesimi a confezione, veramente. Sono sempre dei prezzi che mi lasciano abbastanza sorpresa, perché da altre parti io le uova biologiche, vabbè, questa è la confezione da 4, le pago intorno ai 2 euro e passa. E un'altra cosa che sono stata molto felice di trovare, che non mi aspettavo di trovare, sono le patate dolci. Attenzione, c'è una grossa confusione tra patate, patate dolci, patate americane. Allora, questa si chiama anche batata. E faccio confusione anch'io, perché non sono sicura che sia questa la patata americana o l'altra, che è quella che è dentro è arancione. Questa è la batata che comincia con la B. E qui c'è scritto sweet potato, quindi è la patata dolce. Quindi forse quell'arancione che gli americani chiamano anche yams è la patata americana. Comunque questa non è quella che ha un indice glicemico più basso, che ha meno calorie eccetera eccetera. No, questa ce l'ha altissimo l'indice glicemico, di calorie ne ha un sacco, però è buonissima, sa di castagna, io la adoro. Io la mangio come dessert questa, non è una patata che fate salata, almeno generalmente questa non si mangia salata, ma si mangia dolce. Si può friggere, io la faccio al forno, ripeto, sa di castagna ed è buonissima, però non è un alimento, diciamo, a indice glicemico basso eccetera, c'è pochi ami di tutte queste cose che si vorrebbero, si auspicherebbe cercare quando si è a dieta. Insomma, io non sono a dieta, però mi piace mangiare cose sane e genuine, questa è una cosa sana e genuina, ma non ipocalorica, ipoglicemica, eccetera. Avete capito il concetto? Non dire che lo ribatto. Va bene, continuiamo con altre cose che... questa è solo una costante assoluta che io prendo da Lidl, ovvero la loro frutta secca. La Lidl è uno dei pochissimi supermercati che vende frutta secca non tostata, non salata. Trovate dappertutto la frutta secca, ma la trovate sempre salata e tostata, quasi mai al naturale. Quindi questi sono gli anacardi non salati non tostati, che adoro tantissimo. E questi invece sono è frutta secca mista, quindi ci sono le noci, le nocciole e gli anacardi. C'è anche un'altra versione di questo prodotto che ha solo le noci sgusciate e sono buonissime, sono freschissime e mi piacciono tantissime. E la frutta secca è uno spuntino meraviglioso. Tra tutti gli spuntini che potete fare, la frutta secca e magari una verdura o un frutto sono migliore, secondo me, è quello che io raccomando sempre. Sto perdendo la voce, perché io mi agito sempre, devo urlare.
e non lo so. Comunque, stavo parlando, ho fatto confusione, volevo fare una cosa un po' a categorie, ma mi sono, ho mescolato tutto. Sempre nel reparto frutta e verdura, di cui stavo parlando prima, ho preso i fagiolini. Vabbè, queste sono cose variabili, non so quanto vi possa interessare. E i cetrioli, perché, vabbè, piccola nota sui cetrioli, col gruppo della dieta del supermetabolismo, il gruppo della dieta del supermetabolismo si è inventato questa ricetta fantastica, spezzafame, super leggera, super ipocalorica, eccetera, eccetera, che sono i cetrioli col succo di limone e un pizzico di stevia. Sembra una cosa strana da dire, perché di solito il cetriolo, la verdura si associa all'insalata, cose salate, ma provate a fare un cetriolo a fettine, spruzzarci sopra un po' di succo di limone, metterci un po' di stevia, è una cosa fantastica, buonissima, magari anche qualche pezzettino di menta, è buonissimo anche frullato, magari con un po' di ghiaccio, viene una cosa spettacolare. Perché sto perdendo la voce? Non riesco più a parlare. E vabbè, un'altra cosa che prendo sempre al reparto frutta e verdura è il cavolo cappuccio. Poi vabbè, adesso ho preso poche cose perché sono poco in casa, però di solito prendo sempre i peperoni, mele, banane, insomma faccio un po' di tutto un po', insomma. E la figata di oggi, oltre agli accessori sportivi, è che c'era ancora in promozione la linea Vitasia. La Lidl fa questa cosa interessante, ovvero di settimana in settimana, o comunque ci sono periodi in cui portano alimenti particolari, magari di una determinata, di un determinato paese, di un determinato tipo, insomma. A volte ci sono le cose messicane, a volte ci sono le cose giapponesi, a volte ci sono le cose americane, prodotti caratteristici di un certo luogo. La Vitasia è la linea dei prodotti giapponesi e ha delle cose che a me piacciono da impazzire, come ad esempio il mango disidratato. Allora, appena l'ho visto, ho detto, vabbè, sarà quel classico mango disidratato, pieno di zucchero, pieno di porcherie. La frutta disidratata di solito ha sempre lo zucchero, ok, non ve la facciate voi. Questa invece ha, tra gli ingredienti, ha, se li trovo, adesso sono cambiati, mi viene un colpo, succo di mango e mango. Sono strisce di mango infuse al succo di mango, quindi 50% succo di mango e 50% mango. E poi c'è purtroppo l'antiossidante, ci deve essere per forza, penso, sì, che è il metabisolfito di sodio, quindi chi è allergico ai solfiti, nisba, però dunque, penso che questa sia la... vergogno a dirlo, ma la quindicesima confezione che compro. Purtroppo ce n'è rimasta solo questa. Io di solito quando vado là e li trovo, ne compro a decine, cioè ne prendo proprio decine e decine, perché spero di conservarle per quando non esisteranno più, non le porteranno più. Però io purtroppo le compro, le metto in dispensa, faccio un giro, torno in dispensa e ne apro una confezione e me la mangio tutta, perché è veramente buonissimo, una cosa spettacolare, meglio di qualsiasi caramella dolce esistente al mondo. Io, vabbè, la frutta secca mi piace tutta, ma il mango, che è tipo il mio frutto preferito, disidratato, che diventa 30.000 volte più dolce, 30.000 volte più saporito, è una cosa incredibile. Quindi se le trovate queste bustine col mango disidratato, non compratele, uno perché sennò finiscono e io non le posso comprare, due perché danno dipendenza, quindi cercate di evitarvi questa dipendenza, perché insomma non va bene avere delle dipendenze. Sempre di questa linea, sì, un'altra cosa che compro è il riso per i sushi.
il sushi ha bisogno di un riso particolare, che se non mi sbaglio è l'equivalente del carnaroli. Questo però è specifico, quindi nella mia testa è meglio comprare questo. Ah, a proposito, il mango disidratato costa 1,29 euro, mentre questo riso per sushi costa solo 69 centesimi, quindi visto che lo pago quanto pagherà il carnaroli normale, prendo questo. E mi ci trovo molto bene, l'ho già usato, ho già provato a fare il sushi con grande soddisfazione, però il sushi per me è una di quelle cose che faccio una volta all'anno, perché ci vuole veramente troppo tempo a prepararlo, c'è troppo distacco tra il tempo che ci si impiega a prepararlo e il tempo che ci si impiega a mangiarlo, cioè ci si mette 2 secondi per mangiarlo, 2 ore per prepararlo. Nella mia concezione dell'alimentazione e della cucina questo non è fattibile troppo spesso. Poi sempre della Vitasia, sì, latte di cocco, ne ho comprati 3, in dispensa ne ho ancora altre 6 confezioni e io adoro il latte di cocco, ma non è, cioè si chiama latte di cocco ma è più una crema. È più una cosa che uso per farci i dolci, per fare i dolci. Una volta l'ho usato anche per metterci dentro i cereali, perché non avevo nessun altro tipo di latte, però il sapore di questo latte è troppo forte, molto forte, quindi se ci mettete tipo i cereali dentro, non sentite più il sapore dei cereali, sentite più che altro il sapore del cocco. È particolare perché prima di... se voi lo mettete in frigo si separa in crema e acqua, quindi è importante sempre tenerlo a temperatura ambiente, però poi se lo aprite poi lo dovete mettere in frigorifero, o se l'aprite e vedete che è separato lo dovete mettere un po' a bagnomaria, mescolare e ridiventa un latte, però è un latte molto cremoso appunto. E sì, come ho detto, io ci faccio dolci, ci farcisco dolci, frullati, smoothies con la frutta, fantastico. E che altro dire? Non lo so. Poi altre cose sempre della linea Vitasia, che non ho comprato oggi perché le avevo già, sono... Ah, ho scoperto adesso che è un sale. È un sale aromatizzato al chili, diciamo, quindi... Praticamente qui dentro c'è sale, paprika, peperoncino piccante, cumino, coriandolo, chiodi di garofano, peperone affumicato e basta. E una cosa interessante appunto per salare i cibi e dargli anche un aroma in più. Io non uso tantissimo il sale, però infatti non l'ho ancora aperto, però è una cosa particolare. Poi tutte queste cosine qua alla Lidl costano veramente pochissimo. Poi ho preso l'olio di sesamo che vi ho già fatto vedere e costava poco, costava circa 2 euro, però io non so se è l'olio di sesamo in generale che ha questo bruttissimo odore, questo bruttissimo sapore per quanto mi riguarda, o è questo a basso costo della Lidl. L'olio di sesamo è una cosa pregiata, generalmente gli oli sono costosi, devono essere costosi, non ve lo consiglio. Bruttissima esperienza. Poi queste fettine di bambù che ho già provato in un wok che ho fatto, molto buono se vi piace il bambù, mi fa gusti insomma. E questa è una salsa piccante al mango, stranissima, è tipo una marmellata di mango però speziata, la consistenza della marmellata, sa un po' di marmellata. E penso che vada bene per accompagnare delle carni, del curry, delle cose del genere. Io l'ho provata in vari modi, ma non è una cosa che si accorda con i miei gusti. È troppo piccante, troppo dolce al tempo stesso, ha un sapore stranissimo. Però chi lo sa, a qualcuno potrebbe piacere.
l'ingrediente principale di questa salsa è lo zucchero, perché è praticamente una marmellata, quindi quando l'ho comprata sapevo di questa cosa, però ero troppo, troppo, troppo curiosa di assaggiarla. E quindi questo è quello che ho consumato, il resto penso che rimarrà nel mio frigo per 10-15 anni, finché non mi deciderò che forse è giunto il momento di buttarla. Anzi, qualcuno lo farà per me, perché prima che io butti qualcosa che non è finito, veramente io ho un problema con questa cosa. Finirò su sepolti in casa di un tipo. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare è una cosa che consumo molto, che compro sempre quando vado da Lidl, perché finisco, ricompro, è un prodotto must. Lo trovate appena entrate da Lidl, quindi è la prima cosa che dovete comprare quando andate da Lidl, ed è il Master Crumble muesli con le noci e la frutta secca. Praticamente questo sarebbe fiocchi d'avena, fiocchi di altri cereali che adesso non mi sovvengono, e poi ci sono dentro semi di lino, semi di zucca, vari semi insomma, e tantissima frutta disidratata, quindi banana disidratata, uva disidratata, mango disidratato, mele disidratate, pineapple vuol dire ananas, cocco disidratato, eccetera eccetera. Non ci sono zuccheri aggiunti, se non i pochissimi zuccheri che possono essere contenuti nella frutta secca disidratata, perché questa frutta secca disidratata un po' di zucchero lo contiene, però quando vi prendete una manciata di questi cereali, la quantità di frutta secca che prendete, insomma, alla fine è talmente esigua, con una esiguissima quantità di zucchero, che insomma, alla fine i zuccheri aggiunti dentro questo prodotto sono una quantità infinitesimale. Per il resto è, per quanto mi riguarda, il miglior muesli sul mercato. Il miglior muesli al mondo che esista ve lo dovete fare voi, ovviamente, così siete sicuri di quello che mettete che ci mettete dentro. Però per quanto riguarda prodotti da supermercato, questo per quanto mi riguarda è il miglior muesli in assoluto, per quanto riguarda il gusto, per quanto riguarda l'assortimento di ingredienti e per quanto riguarda il fatto che appunto ha questi pochissimi zuccheri aggiunti. Se togliete la frutta secca non ce ne sono neanche del tutto, insomma, altro concetto facile espresso malissimo, scusatemi, sono stanca come al solito. Va bene, basta, questa è la carrellata di mezz'ora, come al solito mi sono persa in chiacchiere sui prodotti Lidl che vi consiglio e i miei prodotti Lidl preferiti. Ce ne sono altri, ci sono tante cose che io compro a Lidl, tipo il tonno al naturale, i legumi in scatola, ceci, fagioli, c'è un grandissimo assortimento di legumi, insomma, non è solo questo, ma ci sono varie cose. Queste sono sicuramente le cose che compro più di frequente e le cose che ho comprato in questo momento che mi piaceva condividere con voi. E quindi basta, direi che basta. Ciao!